Quindi un porto è la concentrazione di tutte queste attività, con agevolazioni varie di carattere doganale che sono molto importanti, senza farne un mito. Possono essere importanti, possono non essere importanti, a seconda delle derrate, dei beni, della loro trasformazione nel punto franco, della loro ripartenza. Qualcuno cerca il punto franco, la Saipem in Porto Vecchio cerca il punto franco perché gli interessa ricevere determinati materiali via mare, franchi da ogni controllo doganale, da ogni pagamento di ogni imposta di tipo doganale, per poi rispedirli via mare senza pagare niente perché lo stazionamento è completamente gratuito. Quindi i punti franchi non sono una verità, un dogma di fede, possono essere utili come possono essere non utili. Però dal momento che ci sono è bene averli e tenerli, perché c'è qualcuno che può trovare in essi delle convenienze. I porti sono questo. Gioia Tauro vuole un punto franco, per esempio. Gioia Tauro vuole un punto franco. E lo vuole, sono venuti da noi a chiedere informazioni su come funzionano i punti franchi, ma lo vorrebbero un po' diverso da quelli di Trieste, perché quelli di Trieste sono abbastanza complicati, eccetera, eccetera. I porti poi di per sé, soprattutto col traffico containerizzato, che ha messo in luce queste caratteristiche, sono punti di contatto tra mare e terra, è una banalità, tra mare e terra e il retroterra. E come voi per autostrada preferite di fare un percorso più lungo, ma andare per autostrada anziché andare per la statale intasata, molto spesso un porto può essere più o meno vicino, indipendentemente dalla distanza geografica misurata sulla carta, è più o meno vicino in rapporto alle strade. Autostrade, strade, autostrade, in rapporto alle ferrovie, in rapporto ai collegamenti aerei, in rapporto ai collegamenti informatici. Fondamentali i collegamenti informatici perché accelerano i tempi del disbrigo di tante pratiche che possono essere anticipate per comunicazione telematica dalla nave, dalla gente, dal porto di rimpettaio, per preparare il tutto, per guadagnare tempo, per partire dal porto e avviarci verso la destinazione finale. Ecco che in questo quadro si presenta, nel quadro poi nella incipiente difficoltà della crisi, si presenta che ha colpito tutto il mondo e che sta comportando una profonda riduzione dei consumi, degli stipendi e dei consumi, più forte da noi forse che da altre parti, ma anche da altre parti. Generalmente nei contenitori vanno le merci, i manufatti più pregiati, o pezzi di ricambio di oggetti che hanno un determinato valore, ovvero sia vanno delle merci più prossime ai mercati finali di consumo, altrimenti si usano le navi rinfusiere per prodotti alla rinfusa per l'appunto, e allora c'è un'altra tecnica, c'è un'altra meccanica. Quindi il porto, il fatto che un porto come Trieste, la natura lo ha dotato di fondali naturali molto profondi ed è un fatto che non può essere ascritto a merito né della destra né della sinistra né del centro, ma della natura che ha fatto così, per cui a sinistra, a est, abbiamo subito fondali più bassi e a destra, a ovest, abbiamo addirittura fondali sabbiosi, come è nel porto di Monfalcone. Ecco, in questo quadro la viabilità triestina, per esempio, portata a compimento dalla vostra amministrazione, rappresenta un notevole vantaggio. La cintura ferroviaria che c'è intorno a Trieste, che forse qualcuno di voi l'ha percorso con i locomotori, quelle belle gite organizzate dai ferrovieri per vedere come Trieste è collegata dalla ferrovia, e che è stata lo spunto per pensare al collegamento Trieste-Capodistria-Monfalcone su rotaia per ricompattare tutto il territorio. Poi gli sloveni hanno delle perplessità perché talvolta sono molto più nazionalisti di noi e vogliono restare isolati per farci una concorrenza apparentemente più aggressiva. Quando si fanno questi ragionamenti generalmente si perde tutto.